Sapemmo della sua esistenza quando cominciò a parlare e da quell'istante fu un fiume in piena. Raccontò per prima cosa del ritrovamento del cellulare di sua nipote Sara. Il cumulo delle foglie, come questo, quando abbiamo dato fuoco, lui è andato difatti è dato fuoco proprio di dove c'era il cellulare. Che significa? Il vento di là è partito, infatti in periferia non stava al centro. Il cellulare si è trovato proprio a questa posizione. Poi iniziò posizione. A parlare, anzi a confessare. Non una, ma 7 volte. All'inizio disse che era stato lui a fare tutto. Ad uccidere, ad occultare e persino a violentare la povera ragazzina quando era ormai priva di vita. La figlia, Sabrina, commentò così il padre assassino. Io non penso che sia una cosa premeditata. Lo so. Comunque la deve pagare. Non accetto neanche, proprio perché comunque Sara è cresciuta in questa casa, come una famiglia. È cresciuta. E tu vai a fare proprio una cosa del genere. No. Questa cosa non la perdonerò mai. Ci fu una conferenza stampa. Per il procuratore capo di Taranto tutto era ormai chiarito. Diciamo che la questione oramai la potremmo, e uso sempre il condizionale, considerare risolta, diciamo, al 90-95%. C'è qualche aspetto da approfondire, vabbè, ma su questo non possiamo parlare. Ma la verità era ben lungi, tanto che oggi un giudice ha rimesso in libertà il povero zio Michele. Lui la nipote non l'ha ammazzata, è stata sua figlia Sabrina ad ucciderla. Dopo le certezze al 95% del procuratore capo di Taranto, oggi ci troviamo a leggere tutta un'altra storia. In quest'ultima stesura, a Michele è stato tolto il ruolo dell'assassino. Lui, nel nuovo copione, ha semplicemente eseguito gli ordini. Adesso vai e fai sparire quel corpo. Questo, qualcosa di simile, gli avrebbe ordinato sua moglie Cosima o la figlia Sabrina. Perché questa sembra essere la sola cosa certa, anche in quell'occasione Michele è stato il servo di casa Misseri, quello che mangia da solo e dorme su di una sedia a sdraio. L'uomo di fatica. In un SMS Sabrina scrive a proposito del padre. Mia madre non cucina più per mio padre e quindi lo faccio io. Stanotte mio padre ha dormito nella mia camera e stamattina presto ho fatto finta di dormire e l'ho sentito piangere. Michele, che non è più un ragazzino, è ancora in forma e di questo ne è orgoglioso. Di fronte ai poliziotti non ne ha fatto mistero. Ha preso un masso e l'ho alzato e gettato lontano, come per dire, ce la faccio ancora. Per qualche mese tutti credettero alle sue parole quando raccontò che dopo averla molestata aveva ucciso la nipote per paura che lei rivelasse tutto. Il racconto di Michele poco dopo venne messo in discussione e lui allora ne propose un altro e poi un altro e poi un altro ancora, sino a perdere ogni credibilità. Oggi a scrivere quella tragica sceneggiatura non è più Michele Misseri. E dalle carte dell'inchiesta emerge un'altra storia, con i ruoli completamente cambiati. La parte dell'assassino è stata affidata ad una donna, il movente è diventato un altro e gli attori sono cambiati. Ad uccidere Sara sarebbe stata sua cugina Sabrina e il modo di Sabrina per Ivano, per il suo Ivano, quello a cui dice negli SMS «Sei per me come un dio» e lo chiama Dio Ivano. Per Sabrina è stata un'ossessione, lo dimostrano i 4.500 SMS intercorsi tra i telefoni dei due da gennaio ad agosto del 2010. Di Sabrina poteva finire tra le braccia dell'esile Sara e lei, che si sentiva grassa, non sopportava di poterlo perdere. In un SMS Sabrina scriveva di Sara in questi termini: «È così magra che mi fa più male. Ti giuro, mi sta esaurendo ad averla 24 ore su 24». Qualcosa di vero per gli inquirenti doveva pure esserci, se Sara nel suo diario a proposito di Ivano scriveva: «Ieri Ivano mi ha coccolata, gli voglio tanto bene, però stasera non lo vedo, uff». È questo dunque il movente del delitto? La ragione per cui Sabrina avrebbe ucciso sua cugina Sara?
per paura che Ivano si innamorasse di lei. A quanto pare, sembra proprio di sì. E Cosima, perché è finita dentro? Lei e Sabrina avrebbero ucciso la piccola Sara? Cosima, pur avendone la possibilità, non avrebbe fatto nulla per impedire alla figlia di compiere il delitto. E poi, insieme a suo marito Michele, avrebbe fatto sparire il corpo. È questo che ipotizza l'accusa. Quale certezza ho questa volta? E con quale percentuale? Del 95% o del 100%? Perché tutto si può dire agli inquirenti che si sono occupati del caso Scazzi, meno che siano stati dei campioni in fatto di discrezione e cautela. Un esempio? Già mercoledì sui giornali veniva data la notizia di un imminente provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Cosima. Giovedì il passaparola aveva coinvolto l'intera folla morbosa, si era già raccolta sotto casa Misseri e davanti alla caserma dei carabinieri di Avetrana. Cosima esce dall'ingresso principale della caserma e viene data in pasto alle telecamere e agli insulti della gente. Non sarebbe stato più opportuno utilizzare un'uscita secondaria? C'è chi entra e c'è chi esce dal carcere, tutto con una sincronia da capogiro. In questa storia sembra esserci una regia perfetta. Michele Misseri è stato dentro una cella per 236 giorni. Vai Michele, vai. Aspetta. Michele! Nemmeno ha fatto in tempo a mettere piede dentro casa che sua figlia Valentina gli ha fatto trovare una troupe televisiva. E via con l'ennesima intervista. Michele, come sta? Come ti senti? Malissimo. Mia figlia Sabrina è innocente, mia moglie Cosima pure, ho fatto tutto io. Il tutto mi mando con una corda l'attimo in cui ha calato il corpo della povera Sara dentro al pozzo. Michele sembrava un disco rotto, ma oramai a Misseri non crede più nessuno. Ho la messa in scena fatta, cioè anche un bambino si rende conto di quello che hanno combinato, no? La ragione è rimasta soltanto sua figlia Valentina, l'unica della famiglia che non è finita in galera. Per lei papà Michele è l'assassino. E lui di questo è contento, perché c'è qualcuno che gli dà ancora ascolto. Lui aveva cercato di prendersi la colpa di tutto e lasciar fuori da questa storiaccia figlia e moglie. Ma alla fine le cose hanno preso un'altra direzione. E lui si ritrova senza Cosima e Sabrina. Se le vorrà vedere, andare in carcere. Sapemmo che esisteva Michele quando cominciò a parlare e da quell'istante fu un fiume in piena. Per 42 giorni rimase nel cono d'ombra di sua figlia Sabrina, divenuta, in men che non si dica, più famosa del fratello o dell'isola dei famosi. Solo una volta apparve timidamente, sbucando dall'antro della sua caverna, il garage di casa Misseri. Eccolo qui. Ma come non pensarci prima, perché non tartassarlo di domande, come era stato fatto nei confronti di tutti gli altri protagonisti di questa storia? Michele per tanti giorni l'aveva fatta franca. Era riuscito a scivolare via e passare inosservato. Che pessimo giornalismo. Ma a pensarci bene, non dovevamo essere noi a scovare e portare agli onori della cronaca il povero Michele. Gli inquirenti, sin dal pomeriggio del 26 agosto, sapevano che una ragazza era sparita mentre stava andando a casa Misseri, dove a quell'ora c'erano tre persone: Sabrina, Cosima e lo zio Michele, appunto. Una veloce indagine catastale avrebbe fatto scoprire agli inquirenti che proprio Michele aveva a disposizione un vecchio casale con terreno e pozzo incluso. Sì, proprio il pozzo dove 42 giorni dopo è stata ritrovata Sara Scazzi. Sarebbe stato elementare fare un sopralluogo e se il sopralluogo fosse stato fatto bene, non avremmo dovuto aspettare così tanto tempo per sapere che fine aveva fatto la ragazzina di Avetrana.
Le cose purtroppo sono andate diversamente. E se il povero Michele non avesse voluto liberarsi la coscienza e non avesse parlato, forse Sara Scazzi sarebbe ancora una ragazza scomparsa. Mia moglie stava dormendo. Io ho detto a mia moglie, avevo detto una bugia, ho detto, il trattore non è partito, ha detto vai a raccogliere i fagiolini con mio fratello. Io ho detto no, ho telefonato mio fratello perché sono scappati dai cavalli e devo andare, era una bugia per allontanarmi. Chiaro. E io allora hai dovuto chiamare Carmine e dirgli, se ti chiama mia moglie digli che sono scappati i cavalli. Esatto, e mo te lo stavo dicendo. Quando sono andato io vicino, quasi vicino al pozzo, sotto un albero di fico, perché lì la volevo lasciare Sara. Prima di arrivare all'albero fico, io ho chiamato mio fratello, ho detto se caso ti chiama mia moglie, dica io sto con te ai cavalli. E lui ha detto, allora avete avuto parole? Io ho detto sì, perché Carmine sapeva che io con mia moglie non stavo tanto d'accordo, sì. E lui ha detto, beh, a quest'ora te ne vai in campagna, perché faceva caldo. Io ho detto, poi quando vado lì sotto un albero di olivo dormo. Invece sei andato sotto l'albero di fico. Invece sono andato sotto l'albero di fico. Allora lì la volevo lasciare, ma poi dopo ci ho pensato, ho detto se la lascio qui, perché io a quel momento non la volevo far vedere a nessuno. La vergogna, la paura, quello che mi era successo. Ho detto se la lascio qui viene mia sorella, raccoglie i fico, mio fratello e la ragazza la conoscono che è lei. L'avevi spogliata, Michele? Io le avevo tolto solo i pantaloni sull'albero dello fico, non avevo fatto tempo tutta a spogliarla, cioè lasciarla nuda, cioè far sparire le robe proprio. Poi mi è venuto in mente quel pozzo, io avevo lavorato una volta là e ho scoperto quel pozzo che era nascosto, che non si vedeva, era solo da togliere una pietra, era. Quando sono andato al pozzo, Sara era ancora nella macchina con un cartone. Io sono andato prima a togliere le pietre sul pozzo, no? Liberarlo. Poi l'ho presa, Sara, perché 40 kg se no si pesava. Era troppo piccolina. Ce l'hai fatta da solo? No, ma non pesava niente, 40 kg se no si erano. La prendevo così pure. Quante volte con una mano l'ho alzata io qua, quando stava, dico, con noi. E poi l'ho presa. E nella macchina c'aveva una corda che loro me l'hanno sequestrata, quella corda che lei dice che non hanno trovato impronte, è logico, se quella io l'ho usata alla vendemmia, pioveva, io quella legavo il telo, era l'unica corda che era morbida. E loro mi hanno detto, io avevo messo la corda, come devo spiegarti il modello della corda, come l'ho fatta, perché nessuno mi ha creduto che io l'ho messa quella corda, perché io la dovevo calare e poi la devo tirare la corda, mica l'ho legata, non l'ho legata. Questo io l'ho spiegato a parole, ma non mi hanno capito lo stesso. Non gliel'hai fatto vedere con una corda? No, non avevo la corda quando mi hanno interrogato. Vedi? Io l'ho fatto in questo modo. Allora, sdraiata così, vedi così? Così di qua, così, vedi? Questa così. No? Quanto sta così, vedi? Allora. Sentimi, Michele, ti sto seguendo. Quando sta così? Quando sta così, io ho preso. Allora, da questo lato più corta la corda, da questo lato più lunga. Perché quando io l'ho presa, no? Di qua l'ho tenuta con la gamba, perché doveva entrare per forza destra in giù, che il pozzo era piccolo. Allora io poi, quando l'ho presa di qua, che l'ho scesa giù, è arrivata sull'acqua, questa l'ho lasciata e l'ho tirata fuori così. Però prima di calarla giù l'ho spogliata, certamente, perché io dicevo, se io la butto là, le robe prima o poi vengono sopra. E invece l'era potuta mettere pure vestita. E difatti io, quando l'ho fatta trovare nuda, avevo detto pure che l'avevo violentata, invece non era vero. Perché l'hai detto, Michele? Perché l'ho detto, io non sapevo se la ragazza era vergine o no, perché io sapevo che mia figlia diceva sempre che si appiccicava e le diceva parole Sabrina. Io non potevo, io dicevo, tanto sempre a me mi scontano, perché io l'ho fatta trovare nuda. Sì, ma perché dire che l'avevi violentata? E se non la avessero trovata
No, l'ho detto perché l'ho fatta trovare. Se invece era stata, cioè che non era più recuperabile, non, nemmeno l'avesse detta la parola. Quindi ritorniamo alla corda, tu la metti giù in questo modo e quindi riesci a poi a sfilare la corda. Sì, la corda, come l'ho messa giù, l'ho calata giù, cioè come è arrivata nell'acqua il corpo è galleggiato. Allora io l'ho vista pure la posizione come si è fatta, perché quando ho tirato la corda, Sara, io l'ho messa così e si è girata capovolta, con la testa in giù e con le mani così, l'ho vista proprio, l'ho vista. Su quella. E poi dopo ho chiuso il pozzo, prima di calarla però, gli ho fatta la croce con la sua mano, però guidata dalla mia mano, perché sapevo che non era battezzata. Ti è spiaciuto proprio. Quello che ho fatto non è stato bello. Tu sei pentito oggi, Michele? Hai un pentimento? Io mi sono molto pentito, l'ho detto sempre che mi sono pentito. Io non lo volevo fare, non so perché mi è successo così, questa cosa. Hai fatto da solo, quindi? Ti hanno aiutato? Non c'è nessuno. Sai che altre persone sono finite sì, in casa? Sì, ma loro l'hanno portato, ma non c'è nessuno. Allora, tanto per cominciare, e poi da una parte andiamo all'altra. La pietra me l'hanno fatto anche sollevare per vedere se io ero capace di prendere quella pietra. Anche un carabiniere ho sollevato. Ed eri capace? Sì, perché prima stavo in allenamento, ma adesso mi fanno male le braccia, perché dopo 8 mesi non lavoro più. Non, cioè, mi fanno male le braccia. Invece prima stavo proprio in allenamento. Stavo. Non mi hanno creduto. Allora, io poi le robe, durante la strada, ho trovato a una parte che c'era un mucchio di erba secca, cose di alberi, ma erano da molti anni che stavano. E io, tutto quello che c'era nella macchina, ho messo tutto sul fuoco. Poi, tempo d'estate, il fuoco, sa come arde, certo. Secca che era, si è bruciato tutto. Avevo visto le chiavi e l'avevo messo su un albero, l'avevo messe, no? Perché dico, se la lasciava lì, forse Sara me l'ha detto, mettila sopra. Quando si è bruciato tutto, che io me ne stavo andando, ho guardato nella macchina, ho visto il telefonino di Sara. L'ho buttato nel fuoco, ma danno stesso l'ho tratto via. Perché? Perché mi sono sentito in colpa. Solo danno io ho sentito il rimorso. Quando ho buttato il telefonino. E l'hai tenuto apposta quel telefonino? Il telefonino, adesso arriviamo pure al telefonino. Dopo bruciate il robe mi è arrivata una telefonata di Sabrina, che mi diceva la stessa cosa che mi aveva detto Cosima. Allora, la prima volta che mi chiama Cosima, io stavo sotto l'albero dello fico. Avevo tolto danno i pantaloncini a Sara. Ha detto, vedi che noi abbiamo fatto la denuncia, che Sara è scomparsa. Io ho detto, avete fatto bene. E io piangevo. Però ho fatto il duro per non vedere mia moglie che io stavo piangendo, perché nessuno sapeva niente. Siccome con mia moglie non mi parlavo, nessuno se n'è accorto niente. Nessuno, nessuno. Quindi quando Cosima ti ha chiamato, tu eri lì al posto. E non hai detto nulla, Cosima? No, nessuno sapeva niente. Nessuno sapeva niente. Nessuno. Michele, quindi sei stato tu a fare questo? Sì, io giuro sulle ossa di mia madre, sennò che mi venga un fulmine che non mi sposto di qua.